Sì, mi sono messa l'orologio davanti, vediamo. Scusate la voce, sono Rocca. E buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità, grazie della possibilità di parlare in una sala così bella, grazie anche a tutte le belle cose che ci sono state raccontate. Si esce confortati da una giornata così perché davvero in Italia succedono un sacco di cose in quest'ambito, più di quelle che ci immaginiamo quando stiamo chiusi nei nostri studi. E Abitare la battaglia, il titolo che ho scelto l'ho rubato da una biografia di Verdi di tanti anni fa e mi piace non tanto per il termine battaglia che è abusato nel campo del tumore, la lotta al cancro, la guerra contro il cancro, ma per quel verbo abitare che suggerisce l'idea che la battaglia in qualche modo si può rendere domestica e si può addomesticare se abbiamo un luogo in cui farla. E mi ha colpito quello che diceva il professor Torta, la struttura confortevole di un luogo vuol dire tanto nella cura delle persone. Io vi racconto l'esperienza del Cerion, che è il Centro di Riabilitazione Oncologica di Firenze, e che è nato nel 2005 grazie all'incontro fra Sistema Sanitario Pubblico, l'ISPO, e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che investe tantissimo, la sezione fiorentina investe tantissimo in questo centro. E come vedete è un gran bel posto, è una villa sulla collina che careggi, è un posto quieto in mezzo agli olivi, riservato, e noi psicologi sappiamo benissimo che quando una persona arriva in un posto così, gran parte del nostro lavoro è già stato fatto. E la Lega Tumori finanzia il centro grazie a Corri la Vita, cioè un'iniziativa benefica fiorentina, quest'anno è la 12ª edizione, partecipano 35.000 persone, ci dà il fiato per andare avanti. Si parla di riabilitazione, qual è il tempo della riabilitazione? Una definizione condivisa e usata in letteratura è che è quel percorso che inizia la diagnosi attraverso chirurgia e terapia e arriva o alla remissione della malattia o alle cure fine vita. Una definizione che abbiamo rubato al Dana-Farber Institute di Boston è che la riabilitazione è quel periodo di tempo che va dalla diagnosi a tutto il resto della vita, perché questo assomiglia un po' alla nostra esperienza clinica, che è, come accennava anche il professor Torta prima, un'esperienza di crescita post-traumatica in un processo che si attiva e che per tante persone non finisce più. E questo è il diagramma del nostro intervento, non ve lo illustro tutto, vi dico solo qualcosa. Al centro c'è l'idea di un percorso biopsicosociale, a noi ci piace dire che mettiamo al centro il paziente corpo, mente, sogni e bisogni, che non è solo un modo spiritoso di dirlo, è proprio che davvero cerchiamo di prendere cura di tutti questi aspetti. E viene fatta una valutazione del distress a inizio percorso e poi parte questo percorso integrato fisico e psicologico, che può essere solo fisico, che nel circa 35% dei casi è sia fisico che psicologico, in pochi casi, veramente pochi, è solo psicologico. E vado avanti, se no la faccio troppo lunga. Gli interventi di riabilitazione fisica sono naturalmente individuali, ma ci sono anche tanti interventi di gruppo e sono gruppi tradizionali, fisiochinesi, terapia, attività motoria adattata, ma anche gruppi, come diceva prima Torta, di demedicalizzazione, danza egiziana, nordic walking e soprattutto Dragon Boat, sono le nostre guerriere, sono appena tornate dalla Florida. Sono un gruppo di pazze, ma meravigliose. Quando hanno cominciato si diceva ancora che le donne appena operate di tumore al seno era bene che tenessero il braccio fasciato lungo il corpo. Loro vogano in tutto il mondo, ci hanno fatto vedere che non succede niente di grave a vogare.
Abbiamo tanti consulenti, i consulenti ve lo dico solo perché vengono al centro e anche questa è l'idea di una casa, non spostiamo i pazienti dove stanno loro, ma vengono loro a noi. Ci manca in questo periodo il consulente psichiatra perché non si può avere tutto, ce l'abbiamo avuto per tanti anni, ora siamo senza. E c'è una grossa componente psicologica, non vi sto a dire perché l'hanno già detto tutti, è però una cosa a cui teniamo tanto, cioè davvero riabilitare, dare la possibilità alle persone di essere affiancate sia per la riabilitazione fisica che per quella psicologica ci sembra importantissimo. Ve lo dico invece, perdo un secondo con le parole di una paziente che a volte sanno dire meglio di noi quello che cerchiamo di fare. Susanna ha già scritto: la linea di confine tra il prima e il dopo è sottile, ma lacera la carne a fondo. Vorrei cancellare il segno che divide in due la vita, così potrei ancora sperare. Potrò forse imparare a ricucire i pezzi divisi con la pazienza della rinascita. Questa pazienza della rinascita mi sembra un bel modo di descrivere la riabilitazione. Vi do qualche numero per avere un'idea. Al Cerion più o meno si fanno 10.000 prestazioni l'anno, fra quelle individuali e quelle di gruppo. La psiconcologia segue circa 150 nuovi pazienti l'anno, 280 con quelli che ci portiamo dagli anni precedenti, e facciamo circa 1.200 colloqui individuali l'anno. Il centro nacque nel 2005 come dedicato alle donne operate di tumore al seno. Un po' per volta si è visto che si allargava per forza, un po' perché la riabilitazione è davvero uguale per tutti, cioè questi temi valgono per tutti, un po' perché non c'è nient'altro sul territorio, quindi hanno finito per venire tutti da noi. Una piccola parte sono i caregivers, il 7% degli interventi che facciamo, questa la saltiamo. Lo staff psico-oncologico, tutto appoggiato sulla Lega Tumori o sull'Associazione La Finestra, anche parte dello staff fisico è sostenuto solo dalla Lega Tumori. Le psicologhe sono 3, poi ci sono 4 arte terapisti, un insegnante di yoga, un insegnante di mindfulness. Anche i nostri sono di formazione diversa, un cognitivo comportamentale, una junghiana, una rogersiana, un bioenergetico. Vi assicuro che vale la pena provarci, cioè rischiare la rissa vale la pena. Questi sguardi diversi ci aiutano davvero a vedere la persona da tante sfaccettature. Sembra incredibile, ma ci stiamo arrivando, perfino gli psicologi riescono a dialogare. Questo è il nostro percorso, ve lo dico velocemente, ogni persona fa uno o più colloqui individuali, a seconda di assessment e anche di introduzione al percorso. Ci siamo dati un tetto che dovrebbe essere di massimo 16 colloqui per tutto il periodo. C'è qualche eccezione che sono le recidive, le persone molto giovani, però di solito cerchiamo di starci. A seconda della fase che la persona sta attraversando, l'appoggiamo ai gruppi. I gruppi sono gruppi introspettivi in cui si lavora proprio sull'esperienza della malattia, sono i gruppi d'incontro. A chi interessa questo aspetto c'è un articolo sull'ultimo numero del GIPO sulle tecniche che usiamo all'interno del gruppo d'incontro. Poi ci sono i gruppi a mediazione corporea, di riconciliazione con il corpo traditore, sono rilassamento e yoga. I laboratori espressivi che sono preziosi per quelle persone che hanno difficoltà, abbiamo parlato dell'essitimia, no? Che hanno difficoltà a contattare le proprie emozioni. E i laboratori espressivi sono una grande risorsa da questo punto di vista. E un gruppo di mindfulness, la mindfulness ormai in psicologia si usa in tutto il mondo. E due tecniche che abbiamo inserito da poco nel nostro percorso, sono due tecniche individuali, sono la Dignity Therapy e le MDR. La Dignity Therapy è stata tanto usata nelle cure di fine vita, abbiamo visto che funziona anche in riabilitazione. Siamo parte di uno studio internazionale, stiamo provando. E le MDR lo stesso, viene usato soprattutto nella
elaborazione del disturbo post-traumatico da stress, si sta validando anche questo intervento in psico-oncologia. E quando è necessario facciamo supporto ai familiari. Vi salto queste cose, sì, naturalmente il gruppo per noi è una scelta economica e di razionalizzazione delle risorse, no, siamo in tre, non possiamo seguire tutte le persone che abbiamo se non le affidiamo ai gruppi, però è anche invece una davvero profondissima potenzialità, importantissima. Questo solo per riagganciarmi un po' a loro, per dire che anche noi usiamo tantissimo la scrittura, facciamo un premio di scrittura. Quest'anno finalmente siamo riusciti a pubblicare le prime 4 edizioni, sono 84 racconti. Ci sembra anche lì una risorsa tanto importante quella della scrittura, per 3 motivi velocissimi. Uno, perché scrivere fa bene a chi scrive. E mettere le emozioni sulla carta vuol dire riconoscerle e cominciare ad elaborarle, ma fa bene ai curanti, perché un libro di storie scritto alle persone vuol dire avere il tempo di ascoltare le loro voci. Si parla tanto di medicina narrativa, ma poi in clinica, quando davanti alla scrivania c'è una persona che sta male, non c'è tanto tempo di starla a sentire, è difficile salvaguardare questo tempo. Allora, leggere questi scritti è una bella lezione per tutti. E l'ultimo, perché sono davvero una mano tesa per chi alla malattia si affaccia, cioè chi comincia, chi affronta la diagnosi, i primi passi, poter leggere le storie di chi ci ha già passato è una grande cosa. Ogni paziente quindi entra e fa un suo percorso, tutti diversi a seconda dei tempi e dei modi che stanno, che caratterizzano la loro personalità e a seconda del periodo che stanno attraversando. Questo ci è reso possibile da un lavoro di equip strutturatissimo, perché nessuno si può prendere da sé la responsabilità di individuare il percorso di una persona. Lo facciamo perché siamo tutti insieme e tanto tempo viene dedicato alla condivisione. Abbiamo riunioni settimanali, riunione ogni 2 o 3 settimane con i conduttori dei gruppi, riunioni di tutto lo staff. Abbiamo la fortuna di quella che noi chiamiamo la condivisione del corridoio. Noi abbiamo gli ambulatori un po' come nella pianta che ci faceva vedere prima il professor Torta, contigui, quindi è un continuo sostenerci l'un con l'altro e confrontare l'un con l'altro anche le scelte terapeutiche, proprio passo passo. E per rispondere a quello che ci era chiesto stamani, proviamo anche a prenderci cura dei curanti. Abbiamo fatto dei corsi sulla comunicazione e da quest'anno abbiamo pensato di usare tecniche anche lì, proprio perché non è tanto facile acchiapparli. Parte la prossima settimana un gruppo di rilassamento per medici, sono tutti medici gli iscritti, vediamo cosa succede, se reggono. Però forse il prossimo gruppo sarà di mindfulness, forse usare queste tecniche sono modi un po' facilitanti, diciamo. Questi siamo noi, quindi i punti di forza non ve li ripeto, mettere al centro il paziente, corpo, mente, sogni e bisogni, e crearsi una struttura che consenta percorsi personalizzati. Tanti punti critici, ovviamente, ne cito solo qualcuno. L'ILT-ISPO è una risorsa meravigliosa, essere insieme, ma è anche difficile, è una cosa che va reinventata continuamente. Non solo, ma forse, mi chiedevo, se la LILT continua a pagare tutti gli psico-oncologi, forse il servizio pubblico non li pagherà mai. Non si sa, vediamo come va. Intanto qualcosa stiamo facendo. Precariato, appunto, tutti hanno contratti per massimo un anno, è difficile avere fiato lungo e sguardo lungo, però insomma sono quasi 10 anni ormai che ci siamo, forse per un po' si dura. Difficile trovare tempo per ricerca e formazione, difficili collegamenti col territorio li stiamo creando, perché per noi per esempio è fondamentale avere una rete con tutti gli organismi che si occupano di fine vita,
stiamo cercando di farlo, nessun rapporto con i medici di medicina generale, nessuno, difficilissimo trovarli. Un po' di difficoltà, e qui davvero chiedo l'aiuto di tutti se vi vengono delle idee, a individuare criteri di conclusione, perché proprio perché il percorso è così individualizzato, cioè è difficile trovare criteri che vadano bene per tutti. Poi vi accenno velocemente a una piccola ricerca che abbiamo fatto in cui questo è un punto dolente. Un gran bisogno è metterli tutti insieme, ha scritto Elisabetta, il chirurgo, il fisioterapista, l'infermiera, l'oncologo, il chirurgo plastico, la psicologa, tutti insieme nella stessa stanza, nello stesso momento, magari solo un momento, ma tutti insieme per me. Non spezzettatemi ancora, sono già stata tagliata, per favore, trovate un modo. Mi sembra un bello stimolo a far funzionare davvero la multidisciplinarietà. Vi dico solo due parole su questa ricerca perché abbiamo provato a, non a misurare, ma a osservare quello che stiamo facendo, che è, come capite, un percorso riabilitativo lungo nel tempo. E non solo lungo, ma lungo in maniera diversa per tutti, quindi non è stato tanto facile. Abbiamo presentato questi risultati al MASC 2 anni fa, la prima parte, e ora al congresso Lipos a Lisbona. E vediamola, senza... Abbiamo cercato di misurare il distress, che è il dato che abbiamo all'inizio e alla fine del percorso, su 184 degli 884 pazienti che abbiamo visto fra il 2007 e il 2012. Sono in gran parte tumori al seno per l'85%, più di metà in stadio medio o avanzato e con una... tipo di chirurgia più o meno equivalente fra conservativa. Di questi 184, quasi il 90% fa più di 4 colloqui e l'80% partecipa a gruppi. E in tutti abbiamo visto una significativa riduzione del distress, sia in quelli che avevano un distress sopra il cutoff, sia in quelli che avevano un distress invece nella norma. Tutti comunque hanno un calo del distress. Concludendo, sono 184, in media sono stati da noi 21 mesi, quindi quasi 2 anni, l'età media è di 52 anni, per tutti decresce il distress. Quindi, che possiamo dire? Non possiamo dire granché con questi dati, però in un modello di riabilitazione integrata e multidisciplinare con interventi individuali e di gruppo si osserva una significativa riduzione del distress dopo un tempo di 21 mesi. Sono tantissimi i limiti. Il primo di tutti è quello che non abbiamo trovato motivazioni difendibile da un punto di vista etico per fare un gruppo di controllo. Le persone vengono da noi a chiedere riabilitazione, non ce la sentiamo di dire a nessuno non si va. Sono solo 184 su 884, cioè pochissimi, concludono il percorso facendo una conclusione formale. Ci stiamo interrogando su questo. Alcuni, naturalmente, su ogni 9 persone, 2 l'hanno concluso, 4 si può presumere siano ancora in carico al servizio, gli ultimi 3 sono drop-out. C'è tanto dibattito su come considerare il drop-out, no? La nostra intuizione clinica non ce li fa sentire tanto drop-out, ci fa sentire piuttosto delle porte volontariamente lasciate aperte. Però abbiamo bisogno di capirlo un po' meglio questo, e si torna a quello che vi dicevo prima, no? Quello che le persone che vengono da noi ci rimandano è che davvero dal momento della diagnosi, quando parte questo processo di interrogazione di sé, di lavoro su di sé, di elaborazione di questa sofferenza e anche dell'ipotesi di non essere immortali, davvero le persone ci dicono che è partito dentro di loro un processo che loro comunque continueranno per tutto il resto della vita. E ci sembra anche una bella cosa questa. Grazie all'attenzione.
Grazie.